Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. In questo video giocheremo il decimo capitolo, Linea di Sangue, di cui potete leggere una breve descrizione qui sotto. A questo punto, iniziamo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Eravamo in compagnia di Sophia, lo scorpione di mare, e avevamo appena scoperto appunto cose Eh bien, interessanti del c'était. passato, J'arrive même quindi pas à savoir ce que quello c'était. non so Moi nemmeno non plus. cosa era. Mais au moins on a une piste. Abbiamo una Pragmatique, pista. ça me Ok, plaît. leggiamo cosa Pourquoi ne dicono. pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout Ricontrolliamo ça, c'est de la la mappa. folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement Dobbiamo contents ricontrollare d'apprendre que magari mio la père était mappa. contrebandier. Cioè, questa Alors ils m'ont meccanica, non envoyé dans credo un couvent sinceramente. pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, hey, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. Ok, questa zona l'abbiamo già tutta esplorata in realtà nel capitolo precedente, quindi non penso che ci siano delle cose diverse. Quello che possiamo fare è andare a quel mulino del cavolo dell'altra volta e vedere se effettivamente la mia intuizione era corretta, ovvero bruciare l'erba può magari En ce far jour vedere radieux, qualcosa. Aspetta. nous célébrons l'enfort des braises avec notre vie, notre joie et l'unité du lien que nous partageons avec la mer. Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant de son profond sommeil. Puisse-t-il être amené à notre comtesse, la plus radieuse parmi les âmes radieuses, et remplir son cœur tout entier. Ceci est peut-être le premier jour d'une ère nouvelle. Célébrons-le! Et puisse cette nuit être plus radieuse que vos jours. Des plantes pour décorer ou apaiser. Quindi questa notte a quanto pare deve succedere qualcosa, deve accadere qualcosa che ha a che fare con il figlio della brace. Penso che loro credano che stia per tornare il figlio della brace. E solo che non riesco ancora a capire On com'è y est. possibile che loro in Direi che realtà la fête va vraiment stiano. commencer. On peut passer par là? Ce sera Ok. agréable. Ils ont Passiamoci encore in l'air mezzo, heureux. sembrano ancora felici. Aspetta, prima andiamo a vedere qualcosa del mulino. Comunque stavo dicendo, mi sembra strano che non abbiano capito che in realtà stavano donando tipo la distruzione di ogni cosa al portatore della macchia, che è questa cosa, questa sorta di malattia legata ai topi, molto molto pesante, che appunto uccide chiunque ci entra in contatto. Mi sembra strano che non abbiano capito che stessero donando quella cosa lì. Sembra davvero molto strano. Allora, andiamo al terzo mulino, qui le porte sono ancora tutte aperte, ok? E vediamo se si può bruciare quest'erba, rivelando magari qualcosa qui sotto, no? Vedete? Quest'erba qui. Vediamo, eh. Vorrei poter salire proprio. Ah, non si può? Non si può passare? Ma in che senso non si può passare, scusatemi? Ah, fatemi fare una cosa prima di tutto. Tiriamo l'ignifer. Tiriamolo lì. Dai, però! Che schifo questo gioco quando fa così. Quindi non posso farlo? Cioè non posso più passare qui dentro? Posso usare magari la mano? Cioè quella mano dovrebbe andare. Però non è interagibile, quindi niente. Ho sprecato semplicemente due ignifer. Vabbè, poco male. Per me magari ne nello scorso capitolo dove si poteva interagire con queste cose avrebbe potuto funzionare. A questo punto però andiamo sotto e passiamo in mezzo alle festività. Non so se si debba andare al porto. Prima o dopo. Scendiamo qui sotto. No, non si scende da qui. Ma da qui. Sì, vabbè, sta cosa però che non si possono fare questi saltelli comunque la trovo davvero strano. Cioè, letteralmente boh, 2 cm. Vabbè. Scendiamo. E proseguiamo. Anche perché in altre zone li puoi fare in realtà, quindi è strano che non li possa fare, che non li possa fare lì. Cioè non stiamo parlando di un gioco alla Dark Souls in cui non puoi proprio salire nessun dislivello.
soient les jours où il reviendra. Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité? Ils n'en ont pas besoin, et c'est mieux pour nous qu'ils sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surmontes tout ça. Et comment je dois faire? Juste en pensant à autre chose. Ok, quindi cosa dobbiamo fare qua esattamente? Forse nulla, cioè era solo da vedere. Era solo per farci passare qui e vedere qualcosa. Qui ci siamo già stati, ovviamente, lo sapete. Proviamo a passare lì dentro. Per andare qui dove balla tutti, dove ballano tutti. Non possiamo interagire con nessuno, però anzi ci spintonano via, quindi andiamo via anche noi. Andiamo al porto allora, immagino. Ha detto che bisogna ricontrollare la mappa, quindi credo che bisogna tornare alla nave. Andiamoci, andiamoci. Non perdiamo troppo tempo come abbiamo fatto nell'episodio precedente, che poi viene in un capitolo da 2 ore. E non mi sembra il caso. Perlomeno qui possiamo subito correre velocemente. Ah, ok, no, questo è il tavolo banco da lavoro, non ci interessa per adesso. Proseguiamo. Possiamo passare ora? Ah, non si può passare di qua, mannaggia. Ma allora dove dobbiamo andare, scusatemi? Cioè, fatemi vedere l'obiettivo. Trova la torre rotonda. La torre rotonda. Io non vedo nessuna torre rotonda in questo caso. Ma forse dobbiamo andare su dall'altra parte di là. Forse là ci sono le rovine della torre rotonda. Anche perché mi sa che il percorso giusto fosse quello di passare in mezzo a quei tipi che festeggiano. Quindi magari bisogna semplicemente proseguire dall'altra parte e si arriverà ad una sorta di torre rotonda. Ok. Andiamo da questa parte. C'est notre tour là-bas, non? Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On trouve. Infatti ora è aperta questa porta. Prima non lo era. On y est presque. Hugo, attends. Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. Vada, ma non farò andare in giro da solo questo che... Je voulais te demander, t'es sûr de toi à propos de tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Grazie. Sofia ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al fatto di coinvolgere Hugo, non sapendo che Hugo tipo è la causa di tutto, quindi sarebbe comunque coinvolto in ogni caso. C'è qualcosa da trovare qui? Non credo. Nessun collezionabile, quindi andiamo su. Sempre molto lentamente, mi raccomando, eh. Non so perché qui non ti diano la possibilità di correre, ma il massimo che puoi fare è questo. Vous êtes trop lente. Per forza che sono delle lumache. T'es pas si vieille que ça. Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil alentour? Ok, ne abbiamo aperte un po' di porte di questo tipo. Dovremmo sapere più o meno come si fa. Là. Entriamo qui. On va vraiment la... Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma... contrebandière. Un contrat royal? Quel honneur. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir.
Non, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Allez, monte. Oui. Oh, un bel baule. Alcol raggiunto al massimo, ma non è un problema. Creiamo un po' di Ignis e via. Tanto questo lo si usa comunque in continuazione. Ok, da qui immagino che possiamo aprire, giusto? Sassolino, ecco qua. Tac, aperto. E ora scendiamo. E rifacciamo il giro. Ora possiamo correre, va bene. Meglio. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro, Settale. Si può aprire? Vai. Continuiamo. Ok, filmato. Di solito quando chiedono appunto la conferma di continuare perché c'è un filmato, una cutscene o qualcosa che magari dopo non ti permette di tornare indietro. Le voilà. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Ok, caricamento. Qu'est-ce qu'il y a? Une tempête approche. Comment tu le sais? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie? Le jour où je suis devenue adulte. Hé, c'est une jolie fleur. Tu la veux? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. Hugo Marpione, che ci prova con Sofia. O Sofia. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Qualcosa da prendere qui dietro? Non sembra. Tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge? Forse qui? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. Nada. Speravo ci fosse qualcosa qui. Però abbiamo visto che molto spesso i collezionabili, cioè, sono proprio in fondo delle vie ben visibili. Che non sono messi in giro a cazzo di cane. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Peut-être avec mon arbalète. Da un punto di ancoraggio puoi usare una balestra per creare un collegamento con un oggetto. E? Oui. Ça va marcher? Avec un peu de chance. No, aspetta, non volevo smettere. Solo che mi appariva solo quello come prompt, pensavo si dovesse fare solo quello. Ok.
Che culo che non si sia distrutto tutto, eh. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tiendra? Évite de sauter dessus. Monte. Wow, regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà? Pas encore, mais ça reviendra. Mais tu vas pas partir maintenant, hein? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi? Elle t'a pas raconté? Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Ok, qui mi sa invece di roba secondaria palese. Cerchiamo, eh. Vediamo se qui in fondo c'è qualcosa. Ce bateau a l'air très très vieux. Oui. Qui sait ce qu'il pourrait bien nous raconter? Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leur bateau se casse comme ça? Certains survivent, d'autres sont emportés par la mer et dorment pour toujours, bercés par les vagues. C'est joliment dit. Et après, ils nourrissent les crabes. Oh! Merci, Sofia. De rien. Ok, dai, c'era un po' di rottami almeno qui dietro. Qualche rottame l'abbiamo preso, nessun collezionabile purtroppo. Nemmeno un souvenir. Però dai, 10 rottami non sono male. C'est grand. Ça... ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Prova il forte, fatto. Raggiunge il forte. Oh non. Omar. Quoi? Il est enchaîné. On doit s'en aller. Non. On doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Vediamo un po' questo posto qua cosa nasconde, eh? Questo forte. Allez, monte. Oui. Qui non c'è nulla. Aspetta, no, qua non si può andare da nessuna parte. Ma sono schiavi questi allora? Ok, si va di stealth. J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuis. Merde. Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris? Les autres. Lâche-moi, sale porc. T'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Okay, stanno andando dall'altra parte, quindi dovremmo avere il tempo di andare giù. No, perché non mi pare pronto. Ora mi appare. Giù. Ah, perfetto, questo non me l'aspettavo. Bello. Diamo un'occhiata qui in giro. Qualcosa da prendere? Non sembra. Usciamo allora. Amicia. Oui, je suis là. Tu es blessée? Je vais bien, mais ils sont prêts à tuer. Pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes.
Ça en vaut la peine. Ouais. On lui a fait confiance jusqu'ici. Possiamo andare lì dentro come possiamo andare dall'altra parte. Qui dentro, no? Perché mi sa di roba secondaria, quindi che il gioco palesemente voleva che andassimo di là. Senti, ma tu, bravo, vai dall'altra parte, bravo. E qui dentro infatti c'è una cosa che possiamo prendere. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Essaie de pas y penser. On peut pas l'aider. Allora lo zolfo. C'est même pas ce qui se passe. La facciamo l'extinguish. Ma dai, ma non ho visto. Des intrus! Suivez-moi, on l'échappe! Pepa. Zitto. Je t'avais jamais vu faire ça. Je déteste ça. Ah, niente. Mi hanno fottuto. Nada. Ricominciamo dal checkpoint. Ricominciamo dal checkpoint. Magari ci fa andare un po' più avanti rispetto a dove eravamo prima. No, di nuovo qui. Quanto fa cagare sta parte, ragazzi. Quanto fa cagare. Allora, lui esce. Fa quella roba lì. Poi questo qui viene in avanti. Milo, je connais ce nom. Il arpente les côtes de la Méditerranée. Un vrai boucher. Dobbiamo stare attenti, non possiamo stare qui perché lui viene a controllare. Dobbiamo muoverci un po' fin qua. Vado ad andare sopra a questo punto, direttamente là sopra, non posso uscire però da qui perché lui è ancora qui che guarda, sta merda qua con lo scudo e la mazza. Dai, girati, vai dall'altra parte. Su. Bravo. Sembrano in allarme per qualche motivo, già. Ora lui esce e va di là, giusto? Quindi noi possiamo sgattaiolare dentro e andare su a destra subito. No, non esce. Palle sta roba, ragazzi. Quello lì fa una ronda infinita praticamente. Poi ce lo eravamo trovati comunque anche là, eh. Cioè lui adesso è andato lì, è andato qui ed è tornato dentro. Noi ce lo eravamo trovati là fuori. Si sa bene come. Che ci ha visto mentre passavamo. E c'è anche un altro ora che va su. Ok. Senti, distrai lì. Sofia, ton prisma pourrait nous aider. On va faire un beau feu. Ça peut être que. Ok, tutti guardano lì. Noi passiamo e ci troviamo quell'altro in faccia, vero? Un nascondiglio qui. Tue tous les intrus. Ah, vero? Stiamo un attimo qui, facciamo andare via il tipo che c'è qui sopra. Eccolo, facciamolo andare via un secondo, va. Tipo, mettiamoci qui, non dovrebbe vederci. Ecco, bravo, vattene. Ma comunque rimane qui lui. Cioè lui continua a fare questo giro, va bene. Però noi ora possiamo scendere qui. Ok, la prima parte l'abbiamo passata. Ora, c'è solo questo tipo che fa il giro. Possiamo provare ad andare lì. Sperando di non essere visti, no? Non è che inizia a venire qua adesso quel tipo? Ho sentito che ha detto non troverò niente qui, inizia a venire qua. La merda. Girati, forza. Solo che non posso distrarlo facendolo andare là. Altrimenti mi vedrebbero. Ok. Siamo di nuovo qui.
L'hanno fatto. Ok, ora dobbiamo andare lassù. Quindi semplicemente aspettiamo che questo tipo se ne vada. E andiamo. Appena lui va lì, noi passiamo. Ok, via. Tanto non ci vede. Dai, non può vederci subito però quel tipo. Tu coglioni. Entriamo qui. On se mêle de choses qu'on peut pas contrôler. Ok, qui sopra c'è un baule che potrei andare a prendermi molto volentieri. Vai, andiamoci ora che sono distratti. Buono. Rottami sal nitro. Allora, tra l'altro sta facendo la ronda di lì e dobbiamo aspettare perché adesso sta per venire di qua. Ora lui sta per venire qui, vero? Quello lì in fondo. Eccolo. Mentre quell'altro se n'era andato proprio adesso. Però lì è proprio pieno di gente, eh? Potrei andare sopra quasi quasi. Potrei provare ad andare sopra. Tipo, non so, distrai lui. Utilizza ton prisma, ça brûlera sans problème. C'est sûrement eux. Ma l'altro mi vede. Niente, passiamo di qua allora. Vous vous planquez où, bande de lâche? Andiamo qui dentro. Prendiamo quello che c'è qui dentro. Dai, non possono avermi visto però. Porco cane, ma che sfiga è. Ok, qui possiamo passare forse. Sì, guarda, ma che è sta roba? Ma quanti ce ne sono qui? Mi hanno visto? Niente, mi ha visto. Questo deve morire. No, ho lanciato l'Ignifer. Sono stupido. Pensavo di aver lanciato un sasso. Niente, ricominciamo dal checkpoint. Vediamo quale checkpoint. Di nuovo qui. Tanto abbiamo capito che dobbiamo andare lassù, ok? Lassù ci dobbiamo arrivare. Il problema è che ti vedono, ma ti vedono troppo, ragazzi. Ma come cazzo fai? Cioè, devi pure metterti. Ma come mi hai visto? Ti hanno visto tutti. Dai, ricomincia il checkpoint. Quanto ha fatto male sta parte, quanto la odio. Che poi ti dà il checkpoint in mezzo all'erba. Tipo qui, no? Che boh, cioè che posto del cavolo è questo? Possiamo almeno entrare qui? Non possiamo nemmeno. Che passa il tipo, ti vede, anche se sei nell'erba. Oh, va bene. Seguiamo lui a questo punto. Ma come? Ma perché ogni volta si girano questi e ti vedono? Vabbè. Je déteste ça. Mo bruciamo tutto. Mo? Continuano a vederci? Adesso siamo riusciti a sgattaiolare via. Continuano a vederci. Il fuoco arriva fino qui. Dobbiamo uscire. Sperando che non ci vedano dalle altre parti. Appunto, figurati. Zitto. Ok. Lui che fa il giro, sei un altro senza elmetto, giusto? No, tu hai l'elmetto. Tu là sopra no però. E devi crepare. Ecco. Buono, vai. Facciamo sta roba qua.
E tiriamo. Poi tutti guarderanno là. Il faut partir avant qu'ils arrivent. Oui. Ça doit être vous. Niente, mi hanno visto comunque. Guardalo, guardalo come arriva. Detto te. Andiamo. Niente. Devo riuscire a batterli in qualche modo questi. Però sono troppi. Sono troppi, via. Devo usare le frecce. Usiamole a questo punto, ragazzi. Via, muore uno. Morto due. Via che questi bruciano tutto. Andiamoci qui e riposiamo un attimo. Ricarichiamoci la vita. Ok. Con calma ora. Perché okay, abbiamo sterminato tutti. Cioè abbiamo davvero dato sfogo a tutte le nostre risorse. Prendiamo queste. Non posso? Fa così. Il nemico dov'è? Dovrebbe essere andato dall'altra parte. Ora noi possiamo andare. Si spera, per finire questa sezione davvero orrenda. Per quanto mi riguarda. Ole. Potrei aver tagliato dei tentativi, potrei aver tagliato un po' di tentativi perché è davvero lunga sta parte. E noiosa più che altro da vedere. E anche da giocare abbastanza. Ok, possiamo sbloccare questa porta oppure andare di qua. Andare qui. Mi sa di roba secondaria questa. Per me troviamo un baule di quelli grossi qui. Non hai un card ici. No, niente, dobbiamo semplicemente usare questo. E a cosa miriamo? Esattamente, a cosa dovremmo mirare? Non quello. Non l'ha, a quanto pare. Boh, la porta. Esattamente a cosa dovremmo mirare, scusatemi. Qui sopra c'è qualcosa, magari? Boh, la catena? No, cioè... Cosa dovrei fare? Boh, palesemente nulla per il momento. Di qua non si può fare nulla. E qua posso scendere volendo. Boh. Attenzione, andiamo. Magari dobbiamo prima interagire con la porta. Vous avez trouvé un moyen de nous sortir de là? On y réfléchit encore. Ça bougera pas. No. Ouais, va falloir pousser très fort. Ah, ora posso interagire con questo. Prima non potevo farlo, quindi devo interagire con la porta prima. Di nuovo deve tenerlo qualcuno. Meccanismi. Vai. Quindi questa non era una parte secondaria, ma la parte di trama. Ed ora si può sparare. Perfetto. Sicuramente non hanno sentito niente quelli fuori, eh. Che prima ti sentivano se scalpestavi il ramoscello. La foresta è giusto davanti. Perfetto. Perché non ho visto gli esclavagisti nel mio rêve? I rêve montrano raramente tutta la verità. Ma il m'ha menti. Per m'amener ici. On était censé être guéri. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Essayons par là.
C'était tellement beau ici. Ça peut toujours l'être. Je sais pas. Ditemi che sto trovando qualcosa di secondario. No, mi sa che questa è la parte giusta dove andare, eh. No, forse no. T'as vu ça? Ok, ho trovato le piume. Buono. Laisse-la. Pourquoi? Elle est belle. C'est une plume de corbeau. C'est un oiseau qui fait peur. C'est un oiseau rusé. Il fait croire qu'il porte malheur. Oui, pour que les gens le laissent tranquille. Oh. Ils ne font pas plus peur que les gens. Tu devrais me voir au réveil. Je suis terrifiante. On monte. Monte. Oui. Lì c'è un banco da lavoro, ok. E credo nulla di più, qui indietro, va bene. Andiamo a vedere lì sopra il banco da lavoro se c'è magari qualcos'altro. No, c'è solo il banco da lavoro, quindi lasciamolo lì per ora. E proseguiamo. Altra cutscene? Oh! Gli schiavisti. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils sont les crocs. I ratti annunciano l'arrivo del figlio. On les nourrit, okay. On aide l'enfant. I ratti. Et on pourra régner à ses côtés. Et alors le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle? T'as jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai d'arrêter de me contrôler, sors. Ah ça. D'autres volontaires? Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Foutu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut plus rien pour eux. Je vais les aider. Tu ne peux pas tuer les gens comme ça, pourquoi? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que... Je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris? Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Hugo! Oh, bordel. Et Hugo scappa. Hugo, écoute! Oh. I topastri non ci fanno nulla per ora. E niente, Hugo, bisogna seguire Hugo. Quoi, bello questo paesaggio comunque. Tu ne m'as jamais dit. Di quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens. Tu serais parti en courant. Et moi, je voulais pas. C'était mal. Oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Ok, parliamo Hugo. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition, comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir, c'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais.
Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sofia. Ecco, andiamo a chiedere scusa a Sofia. Sofia, je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien, restons pas là. Cosa guardi il muro? Va bene. Est-ce que ça va? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Les rats. Qui a-t-il là-bas? Les ratti proprio. Prima di andare lì però volevo vedere qui fuori se c'era magari qualcosa di secondario qui sopra. Magari ricordi. Fiume. No, veniamo addirittura fermati proprio facendoci camminare a due all'ora. Pur di non farci andare lì. Quanto vento tra l'altro qua. O comunque tecnicamente la natura è fatta davvero alla grande. Poco da dire. Qui? Secondario? Mi sa di no. C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Allez, monte. Mi sa che qui c'è qualcosa di secondario. E infatti. Souvenir? Seigneur, ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh, c'est... une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave? C'est possible? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez, viens, Hugo, allons-nous-en. Perfetto, abbiamo trovato anche un souvenir di questo capitolo. Ed è qua, si va avanti, come avevo immaginato. I paesaggi sono davvero belli, cioè guardate anche qui. Peccato che sia pesantissimo questo gioco. Davvero estremamente pesante. Descends prudemment. Tout de suite. Infatti su console next gen anche vanno va a 30. Va mai a 60 un gioco del genere. Ça pourrait prendre des années. Non, pas cette fois. Les rats sont là. C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant. Milo a fait ce qu'il faut pour y parvenir et il a raison. Quelle folie. Restons concentrés sur elle. Prendiamo questo baule. Ok, usiamo il sal nitro per curare qualcos'altro, tipo questo, Episanguis. E prendiamone dell'altro po', qua. Entriamo qui dentro, o no? Esci, esci! Al te potrei ammassarti con questo. Zitto. Ok, lui va lì. Ah, pure un altro abbiamo attirato. Tipo da in culo ai lupi. Che però arriverà a rompere le palle. Ok. C'è un assassino in giro, infatti. Ci hanno scoperti. Lì ci sono dei vasi da poter rompere. Ma dove sono finiti tutti? Ah, abbiamo i sensi di topo. Perfetto. Possiamo magari uscire da qui. Andare quassù. Dai, sal nitro. Su. Ah, non...
Facciamo tutto al massimo allora, già che possiamo. Scendiamo poi qui. Ora abbiamo allertato tutti perché quel tipo ci ha visto di striscio, no? Quindi ha allertato tutti, giustamente. Qui non sembra esserci molto, là però c'è dell'Episanguis che vorrei andare a prendere molto volentieri. E anche una freccia. Assolutamente, grazie. Quello là potrebbe vederci. Ok, loro se ne vanno per ora. Come? Comme ça, vous vous cachez là. Come? Muori. Ah, un altro c'è qui. Ok. Ok, qui c'è un altro. Non abbiamo più frecce, ma mica ne abbiamo presa una. Appena presa una. Lui sa dove siamo in qualche modo. Forse possiamo arrivare al prossimo nascondiglio, che è questo. Si spera. Ok, ci siamo. E qui, fin qui ci siamo. Lì c'è il baule bello grosso che vorrei prendere. Ho eliminato, mi sa, la maggior parte delle guardie che ci sono qui in giro. Quello là ha l'elmo, quello là non ha l'elmo. Appunto, crepa. E qui dietro c'è qualcuno, giusto? Sì. Però per adesso non sembra non essere troppo preoccupati. Dai, non riesco ad arrivarci. E quello lì invece ha l'elmo. Quindi devo stare molto attento. È troppa gente qui. E controattacchiamo. Ok, saliamo qui. Uccidiamo lui. Buono. E facciamo ancora il giro. Ah, non posso scendere da qua. Ma dai! Pensavo si potesse scendere. Questo non gli posso fare nulla. Niente, ero riuscito a uccidere bene un altro di questi soldati qui con i sassi. E poi in qualche modo mi hanno scoperto. Tipo a casissimo. Ecco qui. Raggiunge il forte. Devo andare là. Però vorrei prendere anche quello. E lui facciamolo passare. E andiamo da questa parte. Non dovrebbero vederci qui dentro, esatto. Andiamo qui sotto. Mi sa che quel baule lo lasciamo là, che dite? Ok, tu girati, grazie. E appena si gira noi passiamo. Come? Chi soprattutto? Come quello là. Ok. Qui dietro c'è un baule. Ora però noi possiamo passare di qua. E metterci qui dentro. Per poi andare qui. Ok, andare addirittura qui sotto. C'è qualcuno che ci guarda da qui sopra. Ok, intrusi segnalati. Boh, va bene, a caso. Ci sono i topi da qualche parte da usare? No. Boh, lui che fa questa ronda che prima non la faceva solamente perché è stato allertato. Va bene. Ah, così, a capo. Si mette qui a vedere quest'erba. Perché non si mettono a vedere quell'erba lì, per dire, no? Boh. Allora. Lui sta andando da quella parte. E mo esce. A casissimo, perché non faceva questa ronda qua lui. Ne faceva un'altra.
O entriamo allora. 20 secondi. E mi hanno visto. Non posso mirarlo. Muore. Usciamo. Ah, mi ha preso. Peccato. E a questo punto si corre. Via, 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 via. Comunque mi vedono. Oh, caso. A casissimo mi vedono tutti. Scendiamo qui allora. Non possiamo scendere? Sì, possiamo scendere, ok. Facciamo un po' un giro dell'oca. Ah, c'è un baule qui. Oh, prendiamolo. Posso andare qui? Ah, dei rottami. Mi vedono ancora? Oppure li ho gabbati un po'? Andiamoci giù. Ok, sembrano aver perso l'interesse. Allora mi vede? Sembra di sì. Però posso usare magari qualcosa per confonderlo. Sulle torce, per esempio. Sì, tra l'altro come faccio io ad arrivare là? Chi è che mi vede? Che altro come faccio ad arrivare nel forte? Ovviamente. No. Ovviamente. Tanto lui è qui sopra, non può farci nulla, no? Eh sì, ci troverai. Da dove si arriva nel forte? Tipo, non posso usare... No, l'odoris non serve a niente. La pece... Forse l'ignifer posso usarlo per... No, quello che cercavo io era lo stupefazio che faceva il Lucas. Era lui che usava lo stupefazio. Andiamo qui dietro. Come cacchio si arriva al forte? E devo uccidere lui? Devo fare tutto un giro, guarda caso. Cioè, come? Forse da lì sopra? Devo fare il giro da lì? Ma mi sembra strano. Da sotto non penso proprio. Forse da là. Ah, là c'è una fessura da là allora. Aspettiamo che lui si giri e andiamo. Aspettiamo, eh. No, girati dall'altra parte, per favore. Grazie. E andiamo. Posso andare qui allora? Non l'avevo visto, ragazzi. Sì, vabbè. Però sto facendo il quick time event. Cioè, non è che puoi rompermi le balle mentre faccio il quick time event. Anzi, non è un quick time event, è semplicemente una cutscene, un'interazione. Non mi rompere le balle. Talento cautela sbloccato, wow, grandissimo. È stato proprio causo, in queste parti, assolutamente. Non ho, tipo, sterminato mezza guarnigione del conte.
Vediamo cos'è che ho sbloccato almeno. No, così. No, così. Ma talenti, cautela. La missa fa meno rumore, semplicemente, ok. Siamo qui. Ecco. No, no. Enlève tes sales pattes de là. Pitié. Enlevez-le de là. Ça va? Merci. Espèce d'enfoiré. Hugo, c'est fini. Je savais pas quoi faire. Ça va aller. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant, viens. Comment tu te sens, Sophia? Je m'étais promis de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée, mais merci de l'avoir fait. Ouais. Bon, essaie juste de pas te faire tuer. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Tecnicamente possiamo. Tecnicamente stra possiamo potenziare qualcosa. Dai, lo faremo nel prossimo episodio. Qui possiamo attivare qualcosa che prima non potevamo attivare. Inutile. On devrait y aller. Oui. Ok, no, questo non possiamo comunque farlo. Prendiamo allora. Alors, t'as tout vérifié? Presque. T'avais raison, il y en avait encore un en vie. On se dépêche, je veux pas finir comme Diaz. Pourquoi la S s'est pas encore levée? Hé, hey, couvre-nous, bordel! J'y vais. Cachez-vous vite dans la charrette. Et toi alors? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas croyable. Je vais lui botter le cul. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Ok. C'est moi qui les ai fait venir. Ce n'est pas ça qui importe, Hugo. Ne panique pas. Réfléchis. Regarde autour. Vediamo un po' cosa possiamo fare qui, eh. Posso scendere? No, non mi fa scendere. Soprattutto di là non posso andarci, cioè il fossato. Dovrò arrivare di lì, oppure addirittura lì. O anche qui dietro. Non capisco dove debba andare, sinceramente. Posso controllare l'orda con lui? Ma dove la mando? La cerca da vedere il soldato che abbiamo appena ucciso, mi sa. Ma non voglio sprecare il potere di Hugo, va. No, 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 usciamo. È un palese spreco questo. C'è un cacchio da fare qua, ragazzi. Cosa si può fare esattamente? Ah, ci sono dei bastoni, immagino. Lì si può incendiare qualcosa. Facciamolo. Ah, ok, c'è Sofia. Oh, ma qu'est-ce qui s'est passé? On est coincé, Sofia. Est-ce que tu vois une issue? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être
Ah, oh, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Quoi ? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable. Ouh. Ouais, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Descendez maintenant. Oui. Merci d'être venu. Oui. Okay. Merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois, mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Je m'en charge. Bon, je te laisse, Lera. Dis-moi vers quel feu tu veux te diriger maintenant. Soffiò per creare una zona di luce intorno a lei con il suo prisma. Tieni premuto LB, mira una sorgente luminosa. Ok. Andiamo. Allora, la chapelle è dall'altro côté di questa tranchée, c'è ça? C'è ça. E on doit la franchir. Va bene, basta. Grazie. Lo zolfo. Beh, lo zolfo possiamo usarlo per... Lignis. E mo? Là sopra cosa c'è? Un tavolo da lavoro? Posso accendere quella? Ma a che pro? A che pro andare lì? Ah, lì dentro però c'è un baule. Ma è uno di quelli piccoli. Quindi non ha molto senso andare lì. Sprecherei più risorse che altro. Però appunto a che pro allora metterlo lì? Per farci sprecare più risorse? Boh. Sarebbe stupidissimo, sarebbe game design davvero idiota. C'est bien. On progresse. Comment vous pouvez être aussi calme? On a déjà fait ça. Basta, grazie. Évidemment, question stupide. Sofia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Ça ira comme ça. Bien. Non, mi sa che questa allora è la zona dove dobbiamo andare. Questa è la zona giusta. Tocca tornare indietro, tocca tornare là per la zona secondaria invece. Arrête maintenant. J'y vais. Sofia, ouvre-nous un passage. Restez avec moi. Vai. A questo punto posso far così, no? Cioè andare qui e andare poi qui dentro. Posso prendere quella? Grazie. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Qua però non ho un coltello. Peccato. Probabilmente il coltello era nella zona precedente. Sofia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Ah, non posso scendere però da qui. Ma dai, ma che... Dai Sofia, forza. Grazie. Ah, ma ha preso la luce da là? Ok. Vai. Comunque niente, niente di quello che ti hanno messo effettivamente velocizza il gioco, eh. Tutta roba che te lo rallenta. Ok, qui. Creerò un percorso sicuro. Devo spegnerlo? Devo usare l'extinguish? Mi viene da pensare quello. No, non devo usare l'extinguish però. Cosa c'è da fare qua esattamente? Allora, prendi la luce nel frattempo. E vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Posso passare? No. Cioè posso passare ma prendere danno probabilmente. Vediamo. E infatti. Quindi extinguish non va bene. Siamo sicuri? Ça ira comme ça. Bien. E qui tra l'altro a cosa serve il bastone?
A cosa serve questo bastone? Per andare da qualche parte, immagino, ma dove? Vediamo, eh. Tanto non possiamo passare di qua. E appigli, sinceramente, non ne vedo. No, ma non volevo sprecare questo, dai. Ricominciamo sta sezione. E vediamo se si riesce a passare. Tanto siamo qui. Usa il prisma di Sofia. L'ho usato, ma qua non possiamo passare comunque. C'è il fuoco. Proviamo ad usare l'extinguish con il vaso, allora. Abbiamo tre vasi e usiamo l'extinguish. Pronti? Vai. E qua appunto. Il passo travers. Oui, Sofia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. No, non possiamo usare questo però. Tocca usare il bastone. Niente, avevo intuito subito che era da fare con l'extinguish, ma a quanto pare non con la fionda, ma con il vaso. Si sa bene per quale motivo. Ok, quindi è pure stealth ora. Proviamo ad attraversare. Prendiamoci un po' di risorse qui. Impossibile prendere la risorsa. Ora però sì. Ah, lui, vabbè, lasciamolo lì. Non ci dà problemi. Ils pensaient tous que Milo était fou. Mais regarde, ils sont revenus. Ça marche. Ça marche un peu trop bien. J'ai aucune envie de savoir ce que ça fait d'être bouffé vivant. Les rats étaient moitié moins. Milo a intérêt à finir tout ça et vite. Détends-toi. L'enfant nous purifiera de tout ce sang. Facciamo così. Extinguish. Ouais, on verra ça. Non col vaso però, con la mano. Ça va mal finir. Topi? La flamme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Perché i topi non fanno niente? Hugo? Ma che cazzo? Topi, ho appena spento una cosa qui dentro, Non per dire, però. Boh. Cioè, lui come lo distraiamo? Ma qua che strano che non si possono prendere i topi da lì, ma scusami. Boh, davvero strano, ragazzi. Da qui magari, dalla finestra. No, nemmeno. E niente, qua non si può letteralmente proseguire. Loro stanno sorvegliando qua il baule. Boh. Possiamo passare da qui allora. Dove ci sono i topastri? Gatti? Oh, finalmente! Finalmente! Qualcosa funziona come deve. Dammi la freccia. No, perché devo recuperare la freccia quando non ne ho già abbastanza? Dammi le pisanguis allora.
Ah, ma loro arrivano qui però. No, non voglio usare questo. Oh, ma i topi si comportano davvero in modo strano, eh. Cioè, i topi non si comportano come dovrebbero, secondo me. Secondo il mio modestissimo parere. Vanno la cazzo di cane. C'était une plaisanterie de fou furieux. Je rigole beaucoup moins maintenant. Passiamo il giro dall'altra parte qua. Senti qua. Vabbè dai, vedimi. Prudence. Aspettiamo che arrivi qui e spegniamogli la luce. Perché i giochi stealth sono divertenti. Aspettiamo. Ok, questi se ne sono andati. Poi questa non vorrei recuperarla. Ah, foutu rongeur. Beh, a questo punto però uccidiamo lui con la freccia normale. Grazie. Prendiamoci questo. Qui dietro abbiamo anche un'altra risorsa. Se esco qui mi vede qualcuno? Non sembra vedermi nessuno. E anzi, sono anche abbastanza safe. Guardate che topi qui non ci sono. Poi devo passare con l'extinguish da qui. Ok, altro extinguish. Altro vaso però. Oppure posso semplicemente tirarlo. No. Deve essere col vaso proprio. Va bene. Altrimenti non gli piace. Dai, prendiamo questo. Accendi e andiamo. Là lasciamo l'ala del baule. Non è un problema. Ok. Basilius è andato, ragazzi. Mostriamo un po' di sta roba. Ecco fatto. Episanguis. Allora, qui vediamo un po' cosa possiamo fare. Noi dobbiamo passare. Non sappiamo bene dove. Dovremmo poter andare qui sopra. Potrei usare della pece su questa torcia. Oppure no, oppure mi frange. Grazie. E andiamo qua su. Ok, altro tipo. Rompe le balle. Però questo lo possiamo aggirare, dai. E non ditemi che qui sopra c'è solo questa... No, là lì si scende, mi sa. Ok, aggiriamolo. Andiamo a prenderci. Ma come? Come fa? Ah, qualcuno di là. J'ai vu quelque chose.
qualcuno di là che rompe le balle. Il faut partire. Posso scendere da qua? Non posso salire. Saliamo. No, non ne ho visto niente. Zitto. Okay. Come? Esattamente come? Vorrei capirlo, no? Vorrei capire come ha fatto a trovarci. E come io non l'ho ucciso con la... Vabbè, dai. Vabbè, dai, uccidimi. Uccidimi. Riparto volentieri dal checkpoint. Sezione? Che comincia sezione? Da dove? Ah, da qui? Beh, grazie. On y va. Amicia. Ma allora non sentono che stiamo tirando su una saracinesca. Andiamo? Dai però basta con questi che ti trovano a caso. Dai, vai via. E non si può scendere di qua, però. Posso mettermi a sparare robe da qua sopra? Ah, ma vous allez la fermer, saloperie queener! Tipo, no? Ci arrivo fin là con quello? Sì che ci arrivo. Ti spengo la torcia. Ecco, muori. A te invece te lo spengo con Extinguish. Vai un po' più avanti, vai. Vai, vai. Boh, io pianto anche tu. Andate a vedere ragazzi. È successo qualcosa di incredibile. È tutto da vedere. Bravo, scendi anche tu. Avete visto che cosa incredibile che è successa? Non hai visto? Davvero? Non hai visto nulla di quello che è successo? Niente? Niente. Oh, va bene. Lui non ha visto niente. Però ci siamo liberati il passaggio di qui. Rimettiamoci i sassi. E scendiamo. Buono. Come tu ti senti, Hugo? Tu sei sicuro che questa chapelle va a nous aider? Oui, je te le promets. Qui non dovrebbero esserci troppi nemici in giro. Controlliamo comunque. Ah, potevamo entrare da qua direttamente. Vediamo se qui dietro c'è qualcosa di utile da prendere. No, solamente un muro. A questo punto scendiamo. Ah, ratti. Ratti anche qui. E noi dobbiamo arrivare là. Vabbè, a questo punto facciamo così, ragazzi. Allora, torniamo su. Cosa sta cazzo sta facendo? Come? Ma dai, basta vedermi, ragazzi. Basta, avete rotto le balle di vedermi in culo ai lupi e trovarmi in questo modo. Basta. Allora, abbiamo il bastone. Qui sotto però. No, via, 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 via. Vai, attivalo, attivalo. Frega niente, stavolta attivalo. Posso accendere qui la torcia? Sì, posso accenderla.
Olè. Scendiamo. A questo punto però qui possiamo andare di là. Semplice e veloce, appena lui si gira. Appena quello lì si gira, andiamo. Ok, andiamo. Vai, te le frangi. Grazie. Prendi le pisanguis. Sempre comodo. E smettila. Vai, andiamo. Les barbares sacrifiés. Sacrificati comme animali. Pourquoi? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Ils les tueraient pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Vediamo se c'è qualcosa però qui in giro. Prima. Tipo qui dietro, no? Qui sopra. Ragazzi, non posso andare più veloce di così, perché il gioco ha deciso che questa parte deve essere noiosa e tediosa. E dandoti comunque l'opportunità di esplorare. Se avesse chiuso queste porte non sarei venuto qui. Dato che sono aperte, dato che sono esplorabili, io le sto esplorando perché potrebbero esserci degli oggetti nascosti, come ci insegna il gioco stesso. A quanto pare però non ci sono, quindi abbiamo semplicemente perso tempo. Niente, andiamo. Beh, nel sangue, nel sangue. Récente. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque, c'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était sa fonction au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Ok. Qui dietro c'è qualcosa? Allons voir par là. Où est ce fichu Milo? Ah, aspetta, allora prima andiamo di là. Concentrons-nous sur Aelia. Ah, penso sia la stessa cosa in realtà. Anche di qua si scende, no, di qua è chiuso. Però di qua ci sono dei rottami che prendo volentieri. Laisse-moi regarder. Vediamo un po' cosa c'è qui. Andiamo verso quell'altare. Protéger un, protéger tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. Dovrebbe esserci un ragno, come se fosse quello il problema, no? Encore ce symbole. Pourquoi? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort.
La garde. C'est là qu'ils l'ont enfermée. Attends. C'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ed ovviamente non è ancora finito il capitolo. Non sai toujours pas où est Milo. Eh bien, on dirait qu'il a quand même terminé son travail. E scommetto che ora non dovremmo farci vedere, vero? E invece, boss fight. Cet endroit est sacré. Ne fallo mangiare dei topi. C'est toi? Tu as entendu mon appel? Mon offrande t'a plu? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider à ma place! Tu es Milo, là-bas! Ça y est, ils arrivent! Cachez-vous! Mets Hugo à l'abri! Ils ont massacré Milo, bon sang! Les gars, vas-y! On a besoin de tout le monde! Tuez la fille! Je vois Hugo! Vous ne nous arrêterez pas! Pas maintenant! Ah, lui però non lo posso colpire in qualche... Ah, posso colpire quello che sta per lanciare, ok, figo. Cosa devo fare ora? Contro di lui? Cacchio faccia. Mo ti lancio la pece. Pece. No. Questo come cacchio. Porto qui ti stordisco. Vai, proviamo a stordirlo qui. Oh, crepa. E mo chi arriva? Ne arrivano altri. Ok, a te, ora contrattacco. Questo è un problema. Dai, non l'ha preso. Era troppo lontano, colpa mia. Mo come faccio qua però? Salgo? E scendo. Non voglio recuperare. Voglio usare le cose. Allora ti uso un vaso di pece.
E vasetto con il creeper. Li fate tutti. Forse avrei potuto non usare il vasetto, a dir la verità, Crepa. Vabbè, ma quanti ce ne sono però, ragazzi? Cioè, va bene tutto, però non è che devo perdere. Ah, ok, devo aspettare finché arrivava Ugo. Ma finalmente, non potevi farlo subito? Hugo, regarde-moi. Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Alors, tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. E finalmente, dopo quasi 2 ore di nuovo, abbiamo completato il capitolo 10. Continuo a pensare che i capitoli di questo gioco siano eccessivamente lunghi. Sia un gioco troppo lento per proporre capitoli di questo tipo. E boh, cioè, secondo me non dovrebbero fare questa cosa. È arrivato il momento di fare solo topi. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. Ok, ma il capitolo 11 lo completeremo nel prossimo video, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!